Buongiorno a tutti, stamattina vi invito alla pratica dei vinyasa, del saluto al sole. Vi chiedo di trovare un posto all'inizio del vostro tappetino, di appoggiarvi bene con i piedi, di allungare la colonna vertebrale, di distendere il vostro corpo aprendo le spalle. Tirate il coccige verso terra e allungatevi bene. Fermatevi un attimo e osservare il vostro respiro. E prendete consapevolezza che questa è una delle più antiche pratiche per risvegliare il nostro essere. Su tutti i piani, su tutti i livelli. È una delle pratiche più complete, più profonde, tantriche. Una delle pratiche che ci congiunge al potere, alla potenza, alle energie del sole come espressione massima dell'universo. E quindi la pratica del Surya Namaskar, del saluto al sole, si esprime proprio come una delle pratiche più benefiche. Come il sole abbraccia con i suoi raggi e ordina il movimento di tutti i pianeti. Così il sole interiore, il nostro cuore, abbraccia, nutre e ordina il movimento di tutti i nostri organi vitali, dandogli ritmo, nutrimento, sostegno, comprensione, affidamento. E quindi lasciate che il vostro respiro possa entrare ora nel vostro corpo e sentite tutto il vostro corpo riempito dal prana, dall'energia, dall'ossigeno. Vivete la vostra interiorità come un unico universo, l'universo che vi appartiene. E noi stamattina ci portiamo al centro, ci portiamo con consapevolezza al centro, risvegliando il potere del sole, dell'energia solare, del suo simbolo. Inspiro e provo ad estendere un po' la colonna. Guardando verso il cielo ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. E sento la schiena diventare via via più capace. Il petto si apre. E quando espiro il mento raggiunge la gola. E ancora, inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Proseguiamo col nostro vinyasa aggiungendo la postura di Uttanasana. E quindi inspirando apro, espando verso il cielo. E quando poi espiro torno, apro le braccia e scendo verso terra. Se ho bisogno, tengo le ginocchia leggermente piegate e abbandono il capo. Resto qualche respiro, osservando come il peso del corpo agisce nella distensione profonda. Rispetto il mio limite, soprattutto se sto praticando ora di mattina. Non uso arroganza, semplicemente resto.
Inspirando, srotolo. Torno al centro. E poi al centro. Inspiro. Ed espiro. Scendo in Uttanasana. Inspiro, srotolo. Allineo. E nell'espiro torno al centro. E ancora. Ed è, se ho possibilità, posso mantenere le braccia allungate, se non ho mal di schiena. Inspiro, srotolo, riempio il polmone, mi apro, accolgo il cielo dentro di me. E nell'espiro, ritorno al centro. E ancora una volta, in. Ed è tempo dell'espiro. Inspirando, tempo dell'inspiro. E nell'espiro, al centro. Fate un bel respiro. E riprendiamo aggiungendo una nuova postura. E quindi inspirando allungatevi. E nell'espiro scendo. Gamba destra indietro. Appoggio il ginocchio, allungo. Resto, mantengo lo sguardo aperto, puntato davanti a me e sviluppo quello che nello yoga viene chiamato drishti, la concentrazione, la focalizzazione. La visione rimane interiore, la colonna è allungata, il petto è aperto, il bacino scende. Sono perfettamente consapevole del traguardo, del focus, del mio percorso. E nell'espiro torno in Uttanasana, mi raccolgo verso la terra. Inspirando srotolo, espando e nell'espiro torno al centro. Ripetiamo sull'altro lato, inspiro. Ed espiro. Inspiro, gamba sinistra. Allungo. E resto. Il bacino scende. Rappresenta lo spazio che occupo comodamente. I piedi sono pronti a percorrere il cammino verso il mio traguardo. E io non mi distraggo. L'immagine è ben fissa, disegnata dentro di me. E nell'espiro, Uttanasana. Inspirando, salgo, espando. Ed è come se ringraziassi le forze del cielo, del sole, che mi nutrono. Ritorno al centro. Fate un bel respiro. E ripetiamo sui due lati. In. Ed est. Inspiro. Ed espiro. Mi porto nella posizione del cane e resto qualche respiro in posizione. Sentite il corpo distendersi. Lasciate la colonna vertebrale allungarsi, i fianchi salire, la pancia ammorbidirsi. E osservate come gli occhi si chiudono in modo naturale, portando raccoglimento interiore. Inspiro, guardo avanti, salgo sulle punte dei piedi, piede destro in mezzo alle mani.
e nell'espiro Uttanasana. Inspirando Srotala, inarco la schiena e nell'espiro, con un gesto di gratitudine, torno al centro. Sull'altro lato, in ed est, gamba sinistra indietro, scendo col bacino e nell'espiro mi porto nella posizione del cane. Resto qui, resto e osservo. Seguo la distensione, il corpo che diventa elastico e la sensazione di allineamento che risuona nella mente, nel respiro. Inspirando guardo avanti, salgo sulle punte dei piedi, un bel passo. Apro petto e torace e torno al mio focus. Espiro, Uttanasana. Inspirando srotolo, espando, sorrido al sole e lo accompagno al centro del mio essere. Fate un bel respiro. E proseguiamo. Aggiungiamo un'altra piccola postura. Inspirando allungo e apro. E nell'espiro scendo. Uttanasana. Inspiro. Gamba destra indietro. E nell'espiro cane. E questa volta terminate l'espiro con le ginocchia a terra e allungatevi, distendetevi nella posizione della preghiera Dharmikasana. Sentite tutto l'allungamento delle braccia, dei fianchi. Lasciate l'addome appoggiato sulle cosce e dedicate qualche respiro profondo ai visceri. Osservate come il respiro li massaggia. È un momento dedicato a loro. Attraverso il respiro il prana raggiunge le nostre profondità, portando energia, risveglio. Inspiro, risalgo, punto i piedi ed espirando di nuovo posizione del cane, muso in giù. Inspiro, guardo avanti, piede destro, apro e sono di nuovo concentrato. Espirando, Uttanasana. Inspiro, prendo la forza della terra, mi apro al cielo, accolgo la luce e grata l'accompagno al centro del mio essere. Ripetiamo sull'altro lato, in ed è. Inspiro, gamba sinistra indietro. E nell'espiro, cane. Termino l'espiro in preghiera. Distendo. Resto qualche respiro, promuovendo il movimento nell'addome. Come un massaggio interiore che riporta in movimento. So che ora è ancora addormentato e fermo.
inspirando e nell'espiro cana, piede sinistro, e nell'espiro uttanasana, srotolo, espando, e nell'espiro accolgo. Fate un bel respiro e ripetiamo questo bel vinyasa sui due lati. In ed es. Inspiro e nell'espiro cane. Termino l'espiro in preghiera. Inspirando ed espirando di nuovo cane. Piede destro, inspiro, salgo, srotolo, e nell'espiro al cuore, sull'altro lato, in, ed estro, inspiro, e nell'espiro cambio, scendo, termino l'espiro, inspirando salgo ed espirando di nuovo cane, piede sinistro, uttanasana, salgo verso il cielo e nell'espiro al cuore, un respiro. Aggiungiamo l'ultima postura del saluto al sole, Bhujangasana. Inspiro, saluto il cielo. E nell'espiro, scendo alla terra. Inspiro, focalizzo, drishti. E nell'espiro mi raccolgo. Termino l'espiro, raggiungendo l'addome, le profondità, ed inspirando scivolo a terra, premo le mani e sollevo il petto e resto. E sento la volontà portarmi di nuovo verso l'alto, aprire il mio spazio interiore, espandere la mia forza. Punto i piedi, cane, espiro, piede destro, e nell'espiro, uttanasana, srotolo, e raccolgo la luce. Ripetiamo sull'altro lato e osservate come ogni ripetizione agisce a livello di tutto l'essere. È come se la nostra consapevolezza si espande e non solo in elasticità del corpo, in distensione, ma anche come spazio interiore, consapevolezza, forza, volontà, desiderio, espressione, immagine. Inspiro e salgo. Espiro e scendo. Gamba sinistra. E poi cane. Termino nella posizione della preghiera. Inspirando scivolo, premo leggermente le mani a terra e sollevo la prima parte, la parte anteriore del corpo. Il pube resta a terra, le spalle spingono in giù, indietro e la cima del capo si allinea con il cielo. Respiro.
pongo i piedi e espiro, mi incamo, piede sinistro in mezzo alle mani e nell'espiro il canale. Srotolo, salgo al cielo, espando e nell'espiro torno al cuore. Fate un bel respiro e ora pratichiamo seguendo il Vinyasa di Surya Namaskara. Lato destro del corpo. Collegatevi per un momento all'energia del sole, ritornate. Potete anche immaginare di essere in cima a una montagna e di vederlo spuntare proprio in questo momento. Pensate che quel primo raggio è dedicato a voi. Destinato, dedicato, donato. Sentite la gratitudine aprirsi, mentre tutte quelle particelle luminose ora vi raggiungono. Respiratele. Sono la forza più potente che esista. Lato destro del corpo. Inspiro. Espiro e scendo a terra. Inspiro gamba destra. E nell'espiro cane. Termino l'espiro in preghiera. Inspirando, scivolo. E poi mi sollevo di nuovo al cielo. Espiro cane. Piede destro. E nell'espiro uttanayana. Srotolo. Salgo al cielo. Accolgo dentro di me con consapevolezza e gratitudine. Sull'altro lato, in ed espiro, inspiro e nell'espiro cane. Termino l'espiro in preghiera, inspiro ed espirando ritorno. Piede sinistro, uttanasana. Inspirando srotolo ed espirando ritorno al cuore. Fermatevi con le braccia lungo i fianchi. Accompagnatevi per un momento a osservare il vostro corpo. Potete sentire il respiro e il risveglio messo in atto all'interno del vostro essere. Restate alti con la visione interiore verso il cielo e restate alti con gli intenti, i propositi, riguardo la vostra giornata. Aprite leggermente le gambe, fate un inspiro, allungate un braccio e scendete leggermente dall'altra. E immaginate così di accompagnare le energie, il prana, anche sui lati del corpo. Muovetevi, inspirando ed espirando, distendendo i fianchi. Come a voler espandere le energie create, raccolte, quelle che avete tesorizzato, in tutto l'essere. E mentre lo fate, sviluppate un augurio di buongiorno. Sentite il buongiorno
di giorno, di sole. E la magia del risveglio, presente. Seguendo il vostro respiro, dolcemente, ma profondamente. Inspirando, tornate al centro, girate i palmi delle mani, osservate i vostri piedi ben appoggiati. Sentite e sentitevi completi e capaci. Ora ogni cosa si è risvegliata. E la luce della coscienza si è incanalata attraverso il fluire del prana che potete sentire in ogni dove del corpo. Ovunque portate la vostra attenzione, lì sentite il vostro respiro. Ovunque accompagnate la vostra attenzione nel corpo, siete in grado di percepire il vostro respiro. È come se ogni più piccola particella dei vostri tessuti stesse vibrando, accarezzata dal vostro respiro. Fate un bel respiro verso il cielo e poi scendete al cuore. Lascio che i miei pensieri oggi siano luminosi e potenti, con le immagini più belle. Lascio che le mie parole oggi siano luminose, illuminanti. E dolci. Lascio che il mio cuore oggi possa continuare ad essere collegato al sole, al centro dell'universo, e svolgere così il suo compito all'interno del mio essere, con coscienza, illuminata, calda e pacifica. Shanti. Grazie a tutti voi di questo bel risveglio. Ci ritroveremo. Passate una bella giornata. Grazie.